Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata dal colore un po' cervellotica sul tema della scrittura creativa, ci chiederemo se è possibile orientare e quindi potenziare la propria creatività in scrittura creativa. Esistono infiniti modi a cui rispondere a questa domandona. Io vi citerò 5 soluzioni, sperando che almeno uno di queste faccia il caso vostro. Prima soluzione è quella che, a mio avviso, un po' tutti quelli che ronzano intorno alla scrittura creativa vi diranno. Nasce il seme della creatività da un'idea irrazionale che vi instraderà su un percorso invece razionale di idee nel loro appunto sviluppo creativo. Scegliete quindi il genere di libri che più vi piace. Quindi il seme irrazionale è quello che vi piace o quello che non vi piace. Scartate quello che non vi piace e concentratevi solo su quello che vi piace. E quindi leggete libri, racconti, meglio se un bel po' di racconti o di libri dello stesso genere di cui poi vorreste andare a scrivere. Accadrà così un po' per magia che ad un certo punto il vostro cervello inizierà a trascimare di idee e di spunti. Queste idee, questi spunti appuntateli su un foglio e potrete poi sviluppare ed assemblare in una favola in modo logico e coordinato, aiutandovi con metodo con il link che trovate in descrizione di questo file, che è in pratica un corso gratuito di scrittura creativa. Sarete così presto, molto presto, in grado di iniziare a scrivere racconti dello stesso genere di racconti o libri che vi piace leggere. In sintesi, leggete libri del genere che più vi piace, aiutatevi ad orientare il pensiero letterario, nutrendo quindi l'arte della scrittura creativa tramite la lettura, che però la scrittura creativa è in primis un metodo di pensare utilizzando appunto tecniche letterarie, che però si apprendono meglio anche se si leggono appunto nei racconti e nei libri. È garantito al limone che prima o poi sarete in grado di iniziare a scrivere qualcosa. A me piace la fantascienza. Ragionando del genere science fiction, cosa suggerisce la letteratura? Il link per scaricare gratuitamente History of Science Fiction di Adam Roberts lo trovate appunto nella descrizione di questo file. Gli autori più autorevoli di fantascienza scrissero su Amazing Stories, Wonder Stories e If Worlds of Science Fiction, dato che i loro temi furono sistematicamente scopiazzati o permutati da altri autori nei decenni a venire, tanto che le pulp mags influenzarono sia il mondo della serie TV, del cinema, quanto quello dei videogiochi. È quindi ovvio che voi dovreste andare a leggere Amazing Stories, Wonder Stories, If World of Science Fiction ed altre pulp mags dello stesso genere. Prima delle pulp mags c'era un cluster di precursori di autori, definiti appunto precursori di fantascienza: Swift, Lightwood, Voltaire, Von Dalen, Mercier, Shelley, Poe, Verne, Stoker, Salgari, Wells, Potocnik, Kafka, Capek, che all'epoca ancora questi scrittori non sapevano di scrivere di fantascienza. Aprirono la strada quindi gettando le fondamenta del genere, che poi fu etichettato da Hugo Gernsback, il fondatore appunto di Amazing Stories, Wonder Stories e varie altre riviste. La collana Urania è prevalentemente una traduzione di robe di Galaxy Science Fiction. Galaxy Science Fiction si trova in PDF gratis su Loomis, quindi si può leggere, diciamo, Urania in originale e senza tirar fuori un euro. Io non sono appassionato di racconti horror, ma sono sicuro che
facendo un'attenta analisi delle radici del genere weird fiction, la rivista Weird Tales sicuramente dentro vi troverete uno sterminato numero di scopiazzamenti di genere fabule che molti blasonati autori oggi hanno sicuramente permutato e scopiazzato facendoci sopra i soldi, praticamente su fabule e testi che però sono gratuiti e sconosciuti al pubblico moderno. Questa è la prima soluzione. La seconda soluzione è un seme razionale. Vorrebbe suggerire lo sviluppo creativo generando la massima probabilità di successo. Fate ricerche sui consumi letterari del passato per esplicitare quale sia il genere di racconto o libro che probabilmente avrà il mercato più ampio possibile. Questa ideona, che appare lucida e razionale, in realtà a mio avviso è veramente pessima. Proverò a darvene una breve dimostrazione in questo podcast. Il libro più venduto al mondo è la Bibbia. Se ne desumerebbe che per fare soldi bisognerebbe inventarsi una religione ex novo. L'hanno già fatto con Dianetics di Scientology. Mi sa che inventarsi ex novo un'altra setta religiosa porterebbe poco successo, essendoci parecchio affollamento tra scismi nelle varie dottrine protestanti, oltre a una marea di chiese appunto ortodosse. La collana di libri più venduta al mondo è la Harmony. Se ne desumerebbe che per far soldi bisognerebbe scrivere un romance. Peccato che si ignorerebbe il fatto che il mercato di oggi è già da tempo super mega iper saturo di libri del genere romance. Il primo libro di fantascienza più venduto è un fantasy, Harry Potter. Il secondo libro di fantascienza più venduto è sempre un fantasy, The Hobbit. Se ne desumerebbe che per far soldi bisognerebbe scrivere una saga fantasy, però si ignorerebbe il fatto che il mercato oggi e da tempo è già super mega saturo di libri e saghe fantasy. Il primo autore che ha incassato più danari al mondo è la Rowling con la saga fantasy di Harry Potter. Il secondo autore che ha incassato più danari è Stephen King con i libri sull'horror. Se ne desumerebbe che per far soldi bisognerebbe scrivere un fantasy ibridato nell'horror oppure un horror ibridato nel fantasy. Peccato che però si ignorerebbe il fatto che il mercato italiano, per far la corte breve, da tempo è ipersaturo d'autori. Ci sono più autori che lettori, dato che in Italia la gente non legge né libri né giornali e nemmeno ascolta la tele, la radio. Le persone anziane guardano il digitale terrestre, le persone mature hanno il satellite e lo streaming via internet, i giovani stanno appicciati agli smartphone bazzicando su social network. Una piccola fetta di lettrici invece legge qualcosa. E con questo, diciamo, vi ho detto un po' tutto sul perché non è proprio una grande ideona stare a fare ricerche letterarie su cosa ha venduto, diciamo, nel passato o qual è, diciamo, il genere più, diciamo, comprato. Il terzo sistema consiste nel scegliere un genere letterario di cui volete scrivere e poi ibridatelo. Quindi selezionate nella fantascienza, il giallo, l'horror, il romance, il fantasy, eccetera. Se ad esempio come me anche voi, a voi piace la fantascienza, potreste pensare di ibridare un racconto di fantascienza nell'horror, oppure ibridare un racconto di fantascienza nel giallo, oppure ibridare un racconto di fantascienza nel romance, oppure mescolare in modo folle dell'hard sci-fi con del fantasy. Quarto suggerimento invece è piuttosto insolito. Siete a secco di fantasia? Non volete leggere libri dello stesso genere di cui vorreste scrivere? Beh, insomma, allora non vi resta che accedere al viaggio dell'eroe oppure puntare sul retelling. In descrizione di questo video troverete due ottimi links che vi illustrano cosa sia
cosa siano, pardon, queste due tecniche di narrazione e come si declinano nel déjà vu in letteratura. Ultimo consiglio. C'è il problema della prospettiva. Pantareis, dicevano gli antichi greci, che pure loro tra guerre, quasi fantascienza, tra Argonauti, Odissei, avevano già capito che la guerra e le storie d'amore nelle favole tiravano parecchio per colorare la favola. Quello che vendeva ieri non vende oggi? Oppure no? Quello che vende oggi non venderà domani? Oppure no? Beh, diciamo che non, io non lo so. Quello che vi posso suggerire è di puntare però sul genere della climate fiction, alla narrativa del cambiamento climatico, che a mio avviso ha più speranza di trovare lettori nei decenni a venire, a differenza dell'attuale genere fantasy che pare abbia monopolizzato tutte le vendite, che a mio avviso il genere fantasy potrebbe presto finire nel dimenticatoio, oscurato dai massicci problemi e megatrends del XXI secolo. In descrizione trovate tutti i link per sviluppare questi 5 spunti. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.